Data di criminalità negli ultimi giorni a Bolzano, 3 arresti e 16 denunce della polizia tra venerdì e ieri nel capoluogo altoatesino. In manette anche un 16enne autore di una rapina con una scacciacani. 4 novembre, feste e polemiche in Piazza Walter, la consueta cerimonia per la giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale. Ai piedi del monumento alla vittoria, deposizioni di corone in forma non ufficiale, dopo il no del comune. Rione Casanova, consumi elevati. Il popoloso quartiere bolzanino, indicato come un modello per il risparmio energetico, si rivela in una ricerca dell'Eurac un mezzo flop. Camera di Commercio, tagli in vista. La riduzione del diritto camerale costringerà nei prossimi anni l'ente presieduto da Michael Ebner a ridurre il personale, a tagliare sulle sedi. Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, apriamo questo telegiornale con la cronaca. Controlli e attività sul territorio da parte della polizia. In tutto 3 gli arresti, tra cui un minorenne accusato di rapina e 16 persone denunciate in pochissimi giorni. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Risse, rapina, furti di bici, tentati furti, possesso di droga ai fini dello spaccio. Il fine settimana appena trascorso è stato particolarmente intenso a livello operativo per gli agenti della Questura di Bolzano, attività che ha portato all'arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 16. Il fatto più grave si è verificato un mese fa, ma solo ieri la polizia è riuscita, dopo specifiche indagini, ad arrestare il responsabile, un 16enne bolzanino accusato di aver rapinato nel quartiere di Oltrisarco il titolare di un chiosco, riuscendo a scappare con 300 euro. Che ha minacciato il titolare di un chiosco di generi alimentari con una pistola che poi abbiamo rivenuto e sequestrato, una scacciacani, quindi una pistola finta, però si è fatto consegnare l'incasso. L'attività poi di indagine della scuola mobile è riuscita a attribuire la responsabilità al minore, che tra l'altro ha anche già ammesso le proprie di responsabilità ed è stato collocato in una comitiva al fine di recuperarlo e di rieducarlo. Tra domenica e lunedì invece, all'interno di un negozio di alimentari rosticceria di via Renon a Bolzano, gli agenti sono dovuti intervenire per sedare una rissa tra 2 gruppi di stranieri. In tutto 6 le persone denunciate. E arresto ieri nel tardo pomeriggio all'interno del 20, più precisamente nel negozio Media World. A finire in manette un ucraino. Era riuscito a rubare una macchina fotografica del valore di circa 400 euro. All'uscita però è stato bloccato e arrestato. Grazie ad una segnalazione, sempre i poliziotti sono riusciti a denunciare un moldavo per il furto di 3 bici. I mezzi a 2 ruote rubati in via della Posta a Bolzano erano stati caricati su un furgone per essere venduti all'estero. A finire nei guai con la legge anche una 19enne bolzanina residente nel quartiere Centro Piani Rencio, denunciata per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione sono state sequestrate 4 piantine di marijuana, 15 grammi di hashish, 15 pastiglie di anfetamine, 7 francobolli LSD, 2 pasticche di ecstasy e un bilancino di precisione. Il questore Lucio Carluccio ha voluto sottolineare l'importanza delle tempestive segnalazioni da parte della popolazione. La sensazione però è che ancora la gente non denunci episodi criminosi in modo rapido. Ma non ho una sensazione, ho degli esempi concreti dove ci si rivolge di più magari agli organi di informazione, ed è legittimissimo, io non dico di non rivolgersi agli organi di informazione, gli dico magari di rivolgersi nell'immediatezza e prima agli organi di polizia. L'appello che io faccio è di chiamare prima il 113 in maniera tale da consentirci di arrivare sul posto nel momento contingente del fatto e quindi aumentare le possibilità di intervento e di individuazione degli autori. Cambiamo argomento e ci occupiamo della consueta solenne cerimonia dell'alzabandiera che si è tenuta stamani in Piazza Walter a Bolzano in occasione della ricorrenza del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate.
4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata oggi anche in Alto Adige. L'evento più suggestivo e partecipato si è tenuto in mattinata in Piazza Walter a Bolzano, con la solenne cerimonia dell'alza bandiera alla presenza delle massime autorità civili e militari e innanzi a un reparto interforze formato da alpini, carabinieri e guardia di finanza, oltre che dalla fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Cerimonia alla quale, nonostante il maltempo, hanno voluto assistere anche numerosi semplici cittadini che simbolicamente hanno voluto così essere parte attiva nella data in cui tradizionalmente il paese ricorda la conquista dell'Unità Nazionale e si stringe accanto ai propri uomini in uniforme. Nel suo intervento il comandante delle truppe alpine, generale Federico Bonato, ha tracciato un quadro degli scenari internazionali nei quali sono impegnate le forze armate. Da dire che oggi sono state aperte al pubblico le porte di numerose strutture militari, dal comando truppe alpine al comando provinciale dei carabinieri fino alla sezione aerea della Guardia di Finanza all'aeroporto di San Giacomo e alla caserma Battisti di Merano. E non mancano le polemiche a Bolzano per la mancata autorizzazione da parte delle autorità competenti ed in primo luogo del comune alla deposizione di corone ai piedi del monumento alla Vittoria, come un tempo accadeva ogni 4 novembre. Autorizzazione che anche quest'anno era stata chiesta da forze del centrodestra italiano. Alla fine il centrodestra italiano si è dovuto accontentare di omaggi commemorativi resi di nascosto quasi per evitare guai con la giustizia, posto che qualsivoglia manifestazione pubblica non era stata autorizzata. In mattinata, ai piedi del Monumento alla Vittoria di Bolzano, un esponente di Casa Pound aveva lasciato un fiore. Nel pomeriggio è stata la volta di Alberto Sigismondi, capogruppo di Fratelli d'Italia in comune. Beh, noi siamo qui come siamo qui da 50 anni. Noi riteniamo importante venire in questo luogo e deporre una corona per i caduti di tutte le guerre. Purtroppo ci è stato vietato. Secondo noi questo divieto è anacronistico, fuori dei tempi, non ha assolutamente ragione d'essere. Credo però che sia importante dare una nostra testimonianza comunque al Monumento alla Vittoria e ricordo che la deposizione della corona è in ricordo dei morti, dei caduti di tutte le guerre. C'è un altro punto, credo che sia importante. Noi crediamo che con questo divieto ci sia stato leso il diritto al libero pensiero. Di che cosa si ha paura? So e abbiamo sentito tutti quanti che l'amministrazione comunale ha appena finito di dire, di farsi bella, dicendo che questo monumento è stato depotenziato. Bene, allora adesso qual è il problema? Che paure ci sono? Alla fine però, lasciatemi dire, forse è una brutta cosa, però tante volte ci si azzecca, come diceva Andreotti. Forse dietro c'è semplicemente un motivo elettorale. E penso che questo faccia male non solo a chi ci ha fatto il divieto, ma faccia male a tutta la comunità italiana, perché se la riconciliazione è questa, beh, allora siamo veramente molto lontani, sempre che di riconciliazione ci sia bisogno, e noi crediamo di no. Torniamo alla cronaca, gran sconquasso stamani alle 5.30 all'incrocio tra via Palermo e via Milano a Bolzano. Per causa in via d'accertamento, un furgone per la consegna del pane è venuto a collisione con una Smart. Dopo l'urto con la vettura, il veicolo commerciale ormai fuori controllo ha divelto una barriera di protezione che costeggia il marciapiedi ed è piombato nella vetrina del negozio di abbigliamento Mode Karin. Fortunatamente a quell'ora non c'erano in giro pedoni. Una persona è rimasta ferita, due mezzi distrutti e la vetrina del negozio devastata, il bilancio dello scontro. E scontro tra due auto stamani alle 7 sulla statale della Val Venosta tra Rabla e Plaus. L'incidente è avvenuto all'altezza di un'area di servizio. Ad avere la peggio un 86enne di Naturno che ha rimediato ferite piuttosto serie ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Merano dai soccorritori della Croce Bianca. Meno gravi le condizioni di un 22enne e di una 17enne, entrambi di Plaus. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti ed è tornato alla normalità dopo circa un'ora. È decisamente deludente il risultato fornito da alcuni edifici del rione Casanova di Bolzano, quartiere ideato per avere edifici a basso consumo energetico, dove invece gli sprechi e gli alti consumi risultano evidenti, almeno da un monitoraggio condotto dall'EURAC.
Un rione progettato per avere appartamenti confortevoli con bassi consumi di riscaldamento, per limitare l'uso di fonti energetiche tradizionali e privilegiare quelle rinnovabili. È il quartiere Casanova a Bolzano, indicato dall'ente pubblico come un modello da seguire, tanto che vengono organizzate visite guidate. Ora l'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC ha monitorato per 4 anni alcuni appartamenti, rilevando come i consumi di 7 dei 9 condomini del quartiere siano maggiori di quelli previsti. Secondo gli esperti, il comportamento degli inquilini gioca di certo un ruolo importante e il vero problema è che in sostanza non sono stati informati a dovere. C'è una responsabilità sia da parte degli utenti che utilizzano spesso in maniera impropria l'edificio, sia da parte magari anche del comune che ha da un lato spinto per avere un quartiere così all'avanguardia, è stato molto lungimirante da questo punto di vista, però ha un po' abbandonato gli inquilini di Casanova nel momento della consegna degli edifici senza un'adeguata preparazione. I calcoli fatti in fase progettuale avevano considerato una temperatura interna invernale di 20 gradi, come previsto dal protocollo Casa Clima. Il monitoraggio degli appartamenti ha mostrato invece come la temperatura si attesti anche attorno ai 23 gradi e questo aumento di 3 gradi fa aumentare i consumi del 25%. Sono libero di avere una temperatura più alta all'interno degli appartamenti. È chiaro che devo essere disposto ad accettare anche un aumento dei consumi. Ma non è tutto, perché al di là dei comportamenti degli inquilini devono essere presi in considerazione problemi strutturali. Noi abbiamo riscontrato ipotizzato alcune perdite sul circuito di distribuzione del calore, sia per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria e per quanto riguarda il riscaldamento in alcuni edifici, perché stiamo comunque parlando di un quartiere, quindi le problematiche che anche tecniche sono diverse da edificio a edificio. È stato reso noto oggi al Ministero dello Sviluppo a Roma il nome dell'acquirente del reparto Policristallo alla San Edison di Sinigo, ex MEMC. Si tratta della Puffin Power, società con sede a Maastricht in Olanda, ma in mano a imprenditori italiani. Passiamo al mondo bancario. Via libera dell'Assemblea degli azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano al previsto aumento di capitale necessario a ripianare i buchi emersi nel bilancio. L'Assemblea ha anche deliberato un frazionamento azionario con l'aumento del numero delle azioni da 4 milioni e 50 mila a 40 milioni e 500 mila e conseguente divisione per 10 del loro valore. Un'operazione che consentirà a tutti gli interessati di diventare azionisti anche investendo importi limitati. Ed ora passiamo alle notizie in breve. Tagli di budget e di personale in vista alla Camera di Commercio di Bolzano. Il prossimo anno l'ente presieduto da Michel Ebner dovrà fare a meno di 3 milioni e 800 mila euro, pari al 14% delle entrate, a causa della riduzione del diritto camerale disposta dal governo. Nel 2016 è prevista una riduzione di 4 milioni e mezzo di euro e nel 2017 si toccherà quota 5 milioni e 800 mila euro. Tagli a fronte dei quali la Camera di Commercio di Bolzano preannuncia la vendita di immobili, la graduale riduzione del personale e la riorganizzazione dei servizi. Inoltre è previsto il trasferimento delle sedi distaccate all'interno di edifici che ospitano altri enti pubblici. Nuove iniziative della provincia di Bolzano per contrastare il rischio di spopolamento di alcune zone sulla base di una serie di rilevazioni statistiche che verranno delegate all'Astat. Palazzo Widmann finanzierà dei programmi straordinari di edilizia sociale che verranno poi attuati dall'IPES. Si punterà anche sulla creazione di programmi sovracomunali in grado di dare risposte al fabbisogno abitativo. Rischiava di crollare su una delle più trafficate arterie di Bolzano, ovvero Corso Libertà. Per questo motivo stamani gli operai della giardineria comunale del capoluogo hanno tagliato un vecchio cedro nel parco sul retro del monumento alla Vittoria. L'albero ad alto fusto, oltre ad essere già di per sé inclinato sul lato strada, presentava anche un serio problema sulla chioma che in caso di forti nevicate poteva provocare il crollo della pianta. Inevitabile dunque l'abbattimento del cedro, che la prossima primavera verrà sostituito con una pianta a latifoglie. E
E chiudiamo questa prima parte del telegiornale con una notizia di cronaca, un ferito in gravi condizioni, due auto distrutte, strada chiusa per un'ora e mezza a causa di un pauroso schianto frontale avvenuto lungo la serpentina che collega Tell a Foresta poco fuori Lagundo. L'incidente si è verificato pochi minuti dopo le 13, quando per causa in via d'accertamento una Fiat 500 e una Opel Zafira sono venute a collisione in prossimità di una curva. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, come vediamo anche da queste immagini, per liberare una donna rimasta incastrata nell'abitacolo. Soccorsa dalla Croce Bianca, è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Merano. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con il nostro magazine incentrato sulla salute e il benessere, con le idee bricolage e con lo sport. Rimanete con noi. Gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Arrosto al rosmarino Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. Lono Max Media. Mirko Quinz. Ivan Dauphin. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì, su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune. Della vita di tutti i giorni. Con problemi. Passioni. Discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.